grande, un grande. Io credo che sia il mito per antonomasia. Oltre al talento naturale che aveva, la sua fisicità, veramente era un lottatore della piccola area di rigore, quella piccola dove c'è il portiere. Silvio Piola è venuto a Novara a chiudere la sua carriera e da campione del mondo è venuto a prendere il Novara in Serie B, l'ha riportato in Serie A dove il Novara ha vissuto le sue stagioni più belle fino al 54, quando Silvio segna nel febbraio del 54 il suo ultimo gol in una bella partita contro il Milan. Silvio Piola rappresenta una parte della leggenda della Pro Vercelli, sono direi la leggenda di questa squadra dei sette scudetti, di questa squadra che ha dato 10 giocatori alla nazionale, che ancora oggi ha come seconda maglia la maglia bianca in onore di questa partita dei 10 undicesimi della Pro Vercelli. Mio padre ha iniziato a muovere i primi calci nella scuola, perché questo Don Sassi, che era maestro delle elementari, ne ha intravisto le doti insieme ad altri due bambinetti che poi sono diventati due nazionali, perché Ferraris e Baldo De Petrini, questo ha della favola da questo punto di vista. Un grande Silvio Piola avrebbe compiuto 100 anni ieri, lo celebriamo, avete visto queste testimonianze, ce ne saranno delle altre. Il migliore è il giocatore che in Italia ha segnato più di tutti. Vorremmo capire però se ci sono altri requisiti, altri elementi per farlo diventare, così come è degno, di una celebrazione che andrà avanti per tutta la settimana, tra l'altro a Roma, giocato nella Lazio, a Novara, a Vercelli. Per farlo, oltre a tante testimonianze, abbiamo due graditissimi ospiti, Felice Pulici, che tra l'altro ha giocato nel Novara, ma c'è anche qualcos'altro in più nel suo legame con Silvio Piola, vero? Giocato nella Lazio anche. Sì, certo, quello lo davo per scontato, caro Felice. Ah, sì, quello lo davo per grazie. Scontato. E poi Antonio Creti, esperto Buonasera. Dei media, che ci aiuta a capire, diciamo, anche se posso dire così, culturalmente, perché questa figura. L'importanza di una figura del di Silvio genere Piola. Nella storia, non solo del calcio. Esatto, no? Poi in un periodo particolare, esatto. No? Allora, Felice Pulci. Perché è giusto celebrare Silvio Piola solamente perché ha segnato 274, 290, poi vedremo, gol in Serie A più di tutti? Solo per questo lo ricordiamo? No, sicuramente no, però questo dato statistico è fondamentale, certo. Voglio dire. No? Ti fa capire che è il giocatore che ha fatto più gol in assoluto nel nostro campionato. Poi lasciamo perdere che è stato anche il campione del mondo del 38, e disgraziatamente abbiamo visto il gol proprio in chiusura nel 34, perché poteva anche giocare. Comunque è stato sempre una figura particolare Piola, perché nessuno ha mai avuto modo di poterlo avvicinare, di poterlo conoscere. Era talmente riservato Piola che, ecco, ci manca un po' di biografia sotto questo profilo, no? E quindi ce l'hanno lasciato in dotazione, direi, con dei contorni non assolutamente conosciuti, no? Allora, proverà a definire questi contorni la figlia tra qualche secondo. Beh, perché l'ha intervistata Federico Plotti e vedrete cosa dirà del papà, ci aiuterà a capire molto. Intanto Antonio, appunto, questa figura che si innesta più in alto di tutti, ecco, non solo per i gol. No, non solo per i gol, per questo elemento quasi misterioso che ha caratterizzato la vita di Piola. Io ho parlato con degli amici, domani lui abita in via del Vignola al Flaminio, sì, dove io vorrei che venisse posta un ricordo di questa presenza di Piola, no? Anche a memoria per le nuove generazioni, non dico una statua vicino allo stadio Flaminio, io possiamo stato, dire via del Vignola, ma chi lo dovrebbe fare questo? Questo lo dovrebbe fare io penso la federazione, la federazione, però in supplenza anche la Lazio probabilmente, perché Piola era dato lustro, era lustro, e non dico
dico solo una targa all'abitazione, perché è una bella palazzina dell'epoca, va bene? Però proprio anche un piccolo monumento in una zona... lasciamo perdere. Felice, so che ci sarà una mostra proprio all'interno dello Stadio Olimpico, promossa dalla Lazio, e che indosserà la maglia. Poi lo vedremo queste cose. Sì, la mostra però rimane per tre giorni. Sì, poi è una cosa effimera. Ma io penso che... ci deve essere qualcosa che rappresenti la grandezza, ma perché c'è una grandezza umana. Tant'è che Piola non a caso non è stato amatissimo come per esempio Meazza, che si concedeva a tutti. Meazza era l'esatto contrario, tant'è la rivalità fra i due era proverbiale. Allora andiamo a sentire la figlia Paola, perché ci regala questo spaccato nell'intervista di Federico Plotti. Devo dire che quello che abbiamo visto, i personaggi che hanno raccontato Piola prima, abbiamo realizzato queste interviste al Panatron Club di Vercelli, e quindi li ringraziamo per questa opportunità che ci è stata data. Allora, Paola Piola parla di suo papà, seguiamo. I ricordi sono tanti e il desiderio invece di conoscere mi è nato poi dopo. Quando è mancato c'era un po' l'idea di colmare un po' questa parte di tanti anni in cui abbiamo intuito, a questo punto già ormai grandi, che ci fossero questa è la maglia presentata oggi, guardate, direi eccezionale, è veramente eccezionale. Qui c'è non soltanto una competenza tecnica, ma direi una competenza, una saggezza, una cura artigianale, nel senso in cui parliamo degli artigiani, ecco, quindi veramente è un pezzo unico, un pezzo che rimarrà per sempre e che sarà indossata dalla Lazio, quindi ancora di più sviluppando questa sinergia comune. È come se il mio papà riprendesse a correre, quindi questo è molto bello, no? È veramente, dà proprio il senso, no, di andare oltre il tempo. Ecco, il regalo che oggi la Lazio fa è proprio questo. Ultima domanda, lei ha detto i giovani non hanno bisogno di miti ma di esempi, però il mito di Piola è indiscutibile. Ma se come mito lo vediamo nel senso del successo raggiunto, i record e tutto, ok, ma dietro i risultati ci sono impegni, ci sono regole di vita, c'è la costanza, c'è la tenacia, c'è la motivazione, e quindi questo i ragazzi lo devono capire, perché sennò sembra che il risultato sia un evento occasionale e questo non aiuta. E diciamo che il fatto di ricordarlo utilmente, andando a vedere un po' le persone che l'hanno accompagnato, perché anche questi record sono stati costruiti da lui, ma accanto ad una famiglia d'origine che l'ha sostenuta, accanto degli allenatori fin dai più piccoli che non l'hanno bruciato, che l'hanno aiutato a conservarsi, un pozzo fantastico che lo faceva anche molto arrabbiare perché non lo convocava mai, e questo si vedrà nella mostra, che sì, si è arrivato ai record ma se li proprio anche sudate, però in questo modo anche di farlo esordire nel momento giusto forse anche l'ha tutelato. Quindi ci sono i compagni di squadra con cui ha portato avanti e raggiunto tutti questi gol, quindi questi ragazzi lo devono sapere, perché sennò ha tutto del fantastico e non è così. Veramente poco da aggiungere alle bellissime parole della figlia Paola. Tante cose, intanto questa immagine, no? I giocatori indosseranno la sua maglia, quindi per me è come se mio padre ricominciasse, riprendesse a correre. E poi capire cosa c'è dietro un grande risultato, non c'è mai l'individualismo e basta, perché altrimenti apparirebbe tutto fantastico e non è così. Felice. No, non è così, e qui stiamo parlando di un personaggio che è veramente... Anche se c'è molto di individuale, ma è chiaro, perché la classe è la sua, no? Certo. Però è chiaro che è un contesto che viene esaltato attraverso proprio una prestazione importante da parte di questo straordinario uomo, che non ho detto calciatore, uomo, perché era di una riservatezza unica. Era uno che non si affacciava mai, che non lo vedevi mai, quindi non sapevi nemmeno il suo pensiero quale poteva essere. Però era esemplare sotto il rapporto c'è stato, lui, detto prima, che rapporto c'è stato di Pulici con, ecco, diretto, con Piola? Arriviamo. Diciamolo, raccontiamolo. Lui era molto legato al suo diciamo, posto d'origine, al suo ambiente, che era poi Vercelli. Vercelli
è una città, cittadina bellissima vicino a Novara, dove lui praticamente ha concluso la sua carriera, quindi legatissimo a questa società, a tutte e due chiaramente, e quindi ecco anche questo modo di far esaltare la sua appartenenza. E veniva tutte le domeniche a vedere le partite a Novara, e veniva a vedere le partite dove io ho avuto la fortuna di giocare con la sua presenza a Novara. Succede che nel 72 c'è un interessamento da parte della Lazio per me, e l'allora sia Maestrelli che Sbardella, il direttore sportivo, no, direttore sportivo, chiedono a Piola qualcosa sul mio comportamento, sul mio modo di essere portiere, se effettivamente potevo io. E Piola, e questo l'ho saputo ovviamente dopo, per quando ho avuto modo di incontrarlo, che ho ringraziato poi anche all'Olimpico, l'avrò visto due volte, non di più, e poi sempre prima della partita e mai dopo. Ecco, questo è un particolare fondamentale, perché prima c'è un ambiente diverso rispetto a un dopo partita, dove si intrecciano convulso mille voci, confusioni, eccetera. E quindi eccetera. Lui che disse? E lui disse, ma cosa aspettate ancora a darlo a prendere? Ecco perché. Quindi lei deve la sua carriera in qualche modo a Piola. Esattamente. Cioè di più di quello che pensavo. Ed è una cosa questo bellissima. È questo è bello. E in questo bello momento io avrei voluto, ecco, essere presente anche a Roma, dico la verità. A Roma, che è stata festeggiata proprio in occasione di questa presentazione, sì, di questa, sì, maglia, infatti, poi metteremo anche purtroppo per ragioni che ben conoscete non sono stato invitato dalla società per la quale io sono conosciuto un po'. Invece però rimedieranno altre, perché mentre lei andrà, vado, mentre sabato sarò presente invece a Novara come socio fondatore della squadra delle vecchie glorie di quel Novara, dove si festeggerà il centesimo anniversario. Allora io chiedo un attimo, perché è breve, si è parlato di Piola, di questa maglia indossata, e l'attuale, insomma, giocatore che nella Lazio indossa questa maglia parla di questa emozione, non so se la maglia della Lazio è la stessa da centravanti che indossava Piola, però dice qualcosa in più, e allora ci sembra giusto sottolinearlo, sentiamolo, è breve. Una maglia pesantissima, infatti mi sento piccolo piccolo, però allo stesso tempo sono molto orgoglioso di averla indossata, perché Silvio Piola rappresenta qualcosa di speciale. Io l'ho definito l'uomo dei record, sia in campo, che ha parlato, voglio dire, attraverso i suoi gol, ha fissato numerosi record, diversi record, però anche l'uomo dei record fuori dal campo, perché è riuscito a fare tutto questo in un periodo veramente difficile, quello del cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quindi questo testimonia veramente una grande forza di volontà, una grande forza d'animo, e riuscire a mantenersi a quei livelli quando veramente era un momento difficile, era difficile trovare da mangiare, quindi voglio dire, veramente un'altra epoca, e quindi questo testimonia veramente dei grandi valori, soprattutto umani. Ecco, un giocatore di oggi, poi diciamo sempre dei giocatori di oggi, ci dice qualche cosa in più. Ci dice, attenzione, che questo personaggio, questo campione, ha fatto questo record in momenti in cui non c'era da mangiare, no? Estremizza, in cui c'erano difficoltà vere, in cui c'era la guerra. 20 secondi da parte di Antonio per chiosare questo bel pensiero di Floccari. No, un bel pensiero, poi gli rende onore, il pensiero però vero, e che fa capire anche l'attaccamento, cioè quanto, almeno per i calciatori, ma credo valga per tutti i calciatori, non solo per Floccari, nel senso che Piola è veramente un mito, è un mito, cioè uno che si avvicina, un attaccante che si avvicina a questa carriera non può non avere dei personaggi mito. È ovvio che Piola lo è. Ecco, qui stiamo vedendo la classifica cannonieri. La classifica che vediamo. Che poi però adesso noi manderemo la pubblicità e ci chiederemo una cosa, e qualcuno ci aiuterà a capire, ma quanti gol realmente ha segnato Silvio Piola? Perché intorno ai gol c'è un mistero. A tra poco. Il migliore nei numeri del calcio italiano, Silvio Piola, avrebbe compiuto 100 anni ieri. Il migliore però, da come stiamo vedendo, anche per qualità umane. Perché se
molti campioni di oggi, giocatori di oggi, hanno come riferimento Piola, non certo, diciamo, esponente di un momento mediatico forte, perché allora, insomma, non, come ben sapete, non c'era televisione, vuol dire che qualcosa è stato tracciato. Vi ricordo che ha segnato anche un record di 6 gol in una singola partita, ha vinto il Mondiale nel 38 e è capocannoniere di tutti i tempi, pur avendo mancato 2-3 anni nella terribile Seconda Guerra Mondiale. Però c'è un piccolo giallo. Ecco, vedete qui, 274 gol. In realtà in Serie A ne avrebbe segnati di più, 290, perché segnò anche nell'anno 45-46, quando c'era la Serie A, ne segnò 16, quindi sarebbe potuto arrivare a 290, c'era la Serie A divisa tra una Serie A quasi locale. Ecco, no, locale. Però uno potrebbe dire, se era divisa non vale. Attenzione, perché esatto, allora gli scudetti furono assegnati, però. Esatto. Quindi perché assegnare gli scudetti e non segnare i gol? Avrebbero dovuto aggiungere. Ecco, di questo si occuperà la federazione. Allora, il presidente federale ha spiegato così la situazione, per capire quanti gol ha segnato veramente Piola. Lo dobbiamo sapere per certezza storica e anche perché qualcuno che ancora gioca si sta piano piano avvicinando. Andiamo a sentire. Come? So che c'è in atto una riflessione, la stiamo approfondendo anche a noi a livello di centro studi in relazione alla validità di alcune reti che non risultano in termini ufficiali. Però al di là di queste faremo un ulteriore approfondimento, ne ha segnate tante a prescindere, nel senso che capocannoniere, diciamo, a prescindere dalla valutazione o meno degli ulteriori gol che alcuni ritengono che sia giusto attribuire a Silvio Piola. Staremo a vedere, Felice. Credo che sia giusto che si faccia questo. Comunque si faccia chiarezza. Insomma. Sì, questa. Questo screening non ci dovrebbe essere, secondo me, da quello che apprendo non ci dovrebbe essere problemi, non ci dovrebbe perché essere lo scudetto, ma diciamo che fino adesso, visto che non veniva messa in discussione stante, diciamo, sì, la morte, no, dico, la cosa non faceva notizia. Adesso Francesco Dotti deve pure sapere qual è il limite. Francesco Dotti, che come lui si sta avvicinando ai 40 anni, perché ricordiamo che Piola ha dato fino a 40 anni e Totti ha firmato per giocare fino a 40 anni, quindi è chiaro che qualcuno ha posto il problema, capito? Sta cercando di alzare giustamente l'asticella, diciamo. Allora, chissà, domando io anche ai nostri ospiti e non solo a voi, quanti di questi gol ha segnato, non lo sappiamo, non lo ricordiamo, magari lo sanno gli storici, in fuorigioco. Perché dico questo, caro Felice? Perché il fuorigioco, ahimè, prima in questa, no, perché in questa domenica ci stato, però. Sì, no, però non segnalato, no, 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 in fuorigioco non segnalato, è stato nella regola. Sì, però magari non è stato prima segnalato. Era molto più semplice, adesso è un pochino più complesso, no? Esatto. Era meno dinamica. Lei già si sta parando. Perché le dico questo? Perché faccio vedere un'immagine che riguarda il fuorigioco di ieri nella partita Juventus-Torino. La partita Torino-Juventus, il derby di Torino tanto atteso, si è concluso con la vittoria della Juventus con questo gol in fuorigioco, come vediamo. Beh, può capitare, naturalmente, può capitare. Qual è la cosa che lo rende? Ecco, quest'altro indizio, che è il secondo, lo rende un po' particolare, perché questa era la settimana precedente, il giocatore giallo che vedete al di qua della linea bianca, non quello che è isolato, lo vedete insieme ai giocatori juventini, segna il gol e praticamente gli viene annullato. Quindi, questa casualità del fuorigioco, nelle due occasioni ravvicinate, va, guarda caso, sempre a favore della Juventus. Noi vi chiediamo e ci chiediamo, due errori arbitrali favoriscono le vittorie della Juventus, semplici errori o antica sudditanza? Caro Felice, a lei la parola. Guarda, intanto i due episodi visti sono ormai evidenti, perché comunque si è accertato che sono in fuorigioco, sì, entrambi, no? Sì. Però mentre uno è palese, sì, no? E l'altro invece è discutibile, perché sì, comunque c'è una dinamica completamente diversa. Sì. Io credo che la sudditanza c'è, esiste, ci sarà sempre che nei confronti
È brutto, però la sua distanza va anche conquistata, voglio dire. Quindi è un buon motivo. No, non mi dica così. Non mi dica così. È inutile che stiamo a discutere. Ecco, prima abbiamo parlato del migliore. Nel momento in cui stai in testa alla classifica, hai sempre quel piccolo vantaggio. No, allora, ma lì non è in testa alla classifica. È un modo come un altro per essere in testa. Scusi, in testa mi scuseranno chi ci sta. Mi fate vedere la classifica, perché non è vero che sta in testa alla classifica. Viene sostenuta nella parte alta della classifica. Antonio, cosa no, io, noi maliziosi cioè, io, giornalisti allora, cosa allora, io diciamo sono nato calcistico, vedi, la classifica non c'è in non testa. C'è, non c'è in testa. No, io sono no, da quando frequento le vicende di calcio, la storia della Juve in quota parte del Milan, diciamo, mettiamola così, che godono l'anno scorso anche il Milan ha beneficiato ad abbondanza. Lei si assume tutte le responsabilità. Ma è evidente, poi se vogliamo. Allora, io pensavo che con Moggiopoli la vicenda finalmente venisse meno. E questa è una domanda che in effetti alla quale io fatico a rispondere. Cioè, perché la Juventus in 50 anni di calcio, dopo 50 anni di calcio e dopo Moggiopoli, continua ad avere, a godere di questa evidente sudditanza? Perché nella maniera più benevola possibile... Lei non crede alla casualità di due eventi così ravvicinati? No, non ci credo, perché non capita mai al Torino, non capita mai al Chievo, ma capita perché, la Juventus. La Juventus sarebbe un caso, una coincidenza, no? Sì. Se capitasse qualche volta a qualche altra squadra quando gioca con la Juventus, allora io dico col Sassuolo la Lazio non meritava di vincere, però a questo punto un aiutino non gli avrebbe fatto male. L'Inter col Cagliari meritava di vincere, quindi magari un aiutino gli avrebbe fatto bene. Però sono le combinazioni del momento, non si può partire dal presupposto che comunque un aiuto bisogna darglielo a tutti i costi. Questo non esiste, perché altrimenti dovremmo stare tutti a casa. Ma lei lo vede come una cosa normale, non si è indignato. È normale, è fisiologico. Perché io questa trasmissione gliela ricorderò quando gli toglieranno dei gol che lei fa regolari. Bene, io sono anni, non me lo ricordo, però io prendo il suo invito. Allora, 30 settembre 2013, lei è interessato? Guardiamo quella classifica, togliamo 4 punti alla Juve in quella classifica, qualche cosa cambia? Però la Juve dice che c'era un'espulsione precedente. Ma l'espulsione e ha meritato di vincere. Questo in filosofia si chiama un ragionamento ad amalgama, cioè che sottintende il falso. Questa è una figura retorica. Perché si mettono sullo stesso piano un fatto che di descrizione dell'arbitro. Quindi furbizia. Un fatto che di specifica discrezione dell'arbitro, che peraltro ha ammonito il giocatore Immobile. Una trasmissione importante come questa non può andare avanti con l'occhio. Ma non è il colloquio, invece, con un fuorigioco che è netto davanti a tutti, non si può discutere. Cosa tua disculpa? Che voglio dire, partite con troppo preconcetto. No, ha ragione. È casuale. Allora, lei è interessato alla risposta di Braschi? Sì, sì. Allora, perché Braschi, che è il designatore degli arbitri, cioè gli arbitri, lo dico a casa, non è che vanno lì casualmente, c'è un signore che dice tu vai lì, è perfetto, che è secondo, diciamo, capacità. Sì, perché allora dice, per esperienza, ne fa una per questione tutto. Di quantità, dice abbiamo sbagliato due fuorigioco a distanza di 3 giorni e questo forse amplifica il tutto, ma va vista la globalità delle valutazioni, in 20 partite fatte tra mercoledì e domenica 250 segnalazioni sono state giuste, quindi una percentuale bassissima. Le due sbagliate, vedi caso tu. Grazie sono Antonio Credi, la ringrazio Antonio Credi. Questo come lo vogliamo. Grazie Felice Pulici. Due contro uno si perde. Grazie Felice Pulici. Adesso è il momento di TGTG, noi ci vediamo non sabato ma lunedì prossimo. Grazie a tutti.